Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of New Pokémon Snap. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che abbiamo rincontrato una vecchia conoscenza del gioco, del primo gioco, e abbiamo sbloccato una nuova mappa, ovvero la giungla Arboros. Giungla Arboros, giorno. Facciamocela giorno, notte e se c'è la possibilità anche illumina. Ok. Ho già visto quello a forma di bacca. Eccolo lì, infatti, che rotea. Ecco qui. Vabbè, non sarà granché, ma almeno abbiamo già una prima fotografia. Vediamo. Nah, non si sono girati, peccato. Cosa abbiamo lì? Un... ai! Allora, aspetta, vediamo se... no! Sono scappati via perché gli ho lanciato contro. Vabbè, vabbè, no, dov'è? Aspetta. Che cosa abbiamo visto? Che cos'è? Non lo so, è una ragnatela. Quello... ma... un po' più vicino non c'era? Vabbè, meglio che nulla, dai. Troppo tardi, non si è girato. Ho sentito cose? Non lo so. Il primo giro effettivamente non mi aspetto di vedere... ah, è di nuovo Beautifly. Di trovare nulla di che. Ah, qua il cristal fiore è di... ma quanto vicino sto Beautifly? Poverino. Vabbè. Ci sono... ah... è un Arbok, cavolo, aspetta. Vabbè, dai, meglio che nulla. Almeno l'abbiamo preso. Ehi. Girati. Dai, almeno l'ho preso da vicino. L'abbiamo preso da vicino, Arbok. Un Quagsire. Ma sai cosa? Questi qua che sono girati di spalle non ci calcolano minimamente. Probabilmente abbiamo bisogno dell'altra sfera, quella tipo fumogena, per farli... per fargli fare l'azione. Frutti siamo caduti? Pikipek. Dai! No! Dai! Almeno l'abbiamo preso. Peccato che ne ho fatta una con gli occhi chiusi. Ma poverino questo che gli continuiamo a lanciare le cose addosso. Però magari c'è una sequenza di cose. Un Liperd. Niente. Non lo beccherò mai, vero? Peccato. Un altro cristal fiore. Ah, ma siamo sopra la zona dove eravamo prima. Ehi. Questo sta... si sta facendo beatamente i fatti suoi. Dai, questa è buona. C'è un Magikarp, spero di... con la bocca aperta. Dai, che carino! Si lancia... si è lanciato apposta per prendere la bacca. Ma che bello! Non avrei mai pensato di dire che un Magikarp sarebbe stato carino. Ah, quel Quagsire si è lanciato. Ehi? Nah, peccato, non gliene frega niente. C'è... ci sono un sacco di cristal fiore in sta zona, Ci sono davvero tanti cristal fiore, ma quel Quagsire... mi sa che meglio di questa angolazione oggi... oh, si è girato. Meglio di questa angolazione non riusciamo a fargliela. Vediamo se... no,
Non riesco a compensare il tiro. E ora che l'ho fatto, era coperto. C'è qualcosa qui? Dai, c'è sicuramente qualcosa in questa grotta, palesemente. Strano che ci sia tutto qui, nel senso c'è molta roba nascosta. Molta roba nascosta molto dietro angoli. Va bene, vediamo quante fotografie abbiamo fatto e quali sono buone e quali no. Vediamo com'è andata. Non mi aspetto granché. Ok, Bunsweet che è nuova. Oro, ok. Poi Ipom, dai, almeno questa oro. Se no, probabilmente argento. Ma dai, meglio oro. Pikipek, dai, è 3 stelle, una buona inquadratura, dammi almeno l'oro. Perfetto. Non speravo nel diamante. Beautifly è vicinissima, dai. Beautifly è vicinissima. Perfetto, almeno questa è diamante. Slaking, se me lo dai bronzo è già tantissimo. Non mi aspetto assolutamente nulla, infatti. Arbok, dai. Arbok è messa in primo piano, porca miseria. Va bene un po' nascosto. Dai, bronzo quella. Va bene che c'erano gli alberi davanti. Quagsire è infastidito che gli stiamo facendo la fotografia. Quagsire diamante, Arbok neanche. Ma guarda, metodi di votazione totalmente ingiusti. Questa è al centro, mi guarda dritto. Se non mi dai diamante ti sparo. Infatti. Magikarp, è Magikarp che mangia? Argento? Era un po' lontano effettivamente, eh. D'accordo, saliamo già di livello, no? Di poco, ci manca poco. Cosa abbiamo ottenuto? Spedizione a Lentil. Mela soffice. Ah, quasi dimenticavo. Da ora in avanti caricherò online i tuoi scatti migliori, così che tutti possano vederli. Le foto scelte da me verranno pubblicate sul tuo profilo online, in una sezione apposta. Se l'idea non ti piace, puoi disattivare questa funzione in qualsiasi momento dalle impostazioni. D'accordo. Nonostante loro mi abbiano dato un voto di merda per sta foto, a me piace e me la voglio tenere. Proseguiamo. Andiamo a vedere se ce lo sblocca già di notte. Un attimo e splash, Todd. Hai mai visto Quagsire tuffarsi nelle acque del lago? Prova a fotografarlo nel momento giusto. D'accordo. Non so se mi ha sbloccato la versione notturna, ma andiamo a vedere. No, stranamente no. Forse dobbiamo salire di livello per farla sbloccare, eh? Facciamo un altro giro. Sai, prima non ci ho provato con la ragnatela a lanciargli una mela sopra. Però potrebbe esserci magari Ariados. Non si attaccano, peccato. Ecco, almeno ce l'abbiamo di schiena, ma comunque ce l'abbiamo, dai. Allora, sono sicuro che saliamo di livello, quello è poco ma sicuro. Anche se brutta, siamo riusciti a fare la fotografia a un Quagsire che salta. Chi se ne frega, l'importante è che abbiamo fatto la missione. Ok, Pikipek una stella, oro. Beautifly 2 stelle, diamante. Slaking di schiena, bronzo. Arbok 3 stelle, argento, che bello. Quagsire, 4 stelle missione, oro, pensavo anche peggio. Magikarp che mangia 2 stelle, bronzo. E con questi punti saliamo di livello, certamente. Perfetto. Aumentato di livello 2. Credo proprio che i Pokémon siano già abituati alla tua presenza. Ah, a proposito, visto che la ricerca procede speditamente, ho una comunicazione da farti e credo che ti risulterà molto gradita, ma te ne parlerò, sì. Ora puoi andare a fare le fotografie di notte. Allora, questa zona è molto fitta. Ci sono molti Pokémon nascosti dietro a tutte le piante. A quanto pare ti senti già a tuo agio nella tua nuova isola. Adesso direi di passare alla nostra prossima indagine. Quale, prof? Vorrei che si addentrasse nella giungla di notte per fotografare un Crystal Fiore illuminato. Un Crystal Fiore? È un tipo di fiore che brilla. Ma nell'altra mappa il Crystal Fiore era già blu, anche se era giorno, no? Non hai mai notato fiori un po' insolti là fuori? Certo che li ho notati. Sì, li ho notati. Io ne ho visti uno rosso. Potrebbe essere il fiore di cui parlo. Il loro brillo notturno indica che è in corso una condizione chiamata stato lumina. Cosa dobbiamo fare quando ne vediamo uno? Fotografarlo. La fotocamera si occuperà delle analisi. Bene, direi che è tutto pronto per lanciarci nell'esplorazione della giungla di notte.
Dunque, giungla notturna, nuova sfida. Allora, Todd, ecco qua, che cosa mi dai? Assolutamente nulla. Poi, altre due fotografie. Ah, ok, Toucannon, vicino a Pikipek. Qui nei paraggi ho sentito il verso di un Pokémon, ma non riuscito a individuarlo. Effettivamente sentivo qualcosa, ma non so quale Pokémon fosse. Allora, la cosa buona è che queste missioncine qua secondarie non sono per forza di cose da fare, non sono obbligatorie per avanzare. Giungla di notte. Ok. Vediamo, secondo voi quella grotta che vi dicevo, di notte apparirà qualcosa? Ma non si vede nulla. È piuttosto buio. Ma che bella fotografia. Ah, a lui non gliene frega niente delle mele soffici. Ehi. Quello che cos'è? Ah, i funghetti! Sono i Pokémon funghetti allucinogeni quelli. Ok, c'è qualcos'altro? Dov'è? Chi è? Ah, eccola, la ragnatela. Dai! È palese che sta ragnatela serva a qualcosa. Ci deve essere un Ariados o uno Spinarak per forza. Non può essere che non c'è nulla. Eccolo infatti. Te l'avevo detto. Te l'avevo detto. Era palese che... Non t'azzardare ad andare via. Ladybug. No, no, Ladian quella. Ok. Eccolo qua. Ce la farò a fotografarti, sappilo. Eccoli infatti. Dai, 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 vai più vicino. Vai a mangiare. No, maledetto albero. Sta magna, sta magna. Ecco. Girati. Ehi. Ti dispiace? Ah, vabbè, va bene così, va bene. Ti concentri troppo sul lato e ovviamente ti perdi tutto il... Tutto il resto. Ti perdi tutto il resto se ti concentri troppo da una parte sola. Dai, vieni più in qua. Maledizione. Su. Ah, cavolo. Troppo buio, non l'avevo visto. Due Toucannon che volano. Là, quanti funghetti. Ok, lì c'è un cristal fiore tra l'altro. Ah, il Toucannon era qui, aspetta. Vediamo se riesco. Ah, l'ho colpito ma non gliene frega niente. Dai, questa è buona, erano quattro tutti assieme. Ah, ok, l'iPad di prima. È lo stesso che c'era anche la mattina. E si è addormentato di nuovo. Quindi è Quagsire il Pokémon Lumina di sta zona? No! Stupida fotocamera! Troppo lenta! Due ce ne sono, due, due, due. Aspetta. Ah, l'ho preso ma c'è l'albero. Oh. Preso, preso, girati. Cioè, Magikarp ha saltato. Vabbè, vabbè, dai, non importa. Dove è andata? Chi è? Cos'è? Aspetta. Giusto, mi stavo dimenticando di Quagsire. Vai, vai.
Dai, questa è buona. Questa è buona, su. Vai, Yamega, girati. Girati e mangia. Dai, questa era buona. Questa era buonissima. Dai, c'è qualcuno qui. Ne sono certo. Che carini i funghetti, comunque. Eccolo. C'era uno Yamega. C'era uno Yamega. Non era sicuramente quello che dovevamo fotografare, ma c'è qualcosa dentro quella, quella caverna. Dai, credo sia andata bene questa, no? Quante ne abbiamo fatte? 7 Pokémon e 45 fotografie. D'accordo, vediamo se va tutto come deve. Allora, Liepard 2 stelle, oro? Diamante addirittura. Morelul, vediamo. Dai, sono 3 e mi stanno guardando, almeno oro. Come bronzo, ma come bronzo, ma che valutazione mi dai? Ma che professore sei, Ariados, dai, sta mangiando ed è in compagnia. Argento, vabbè, questa ci sta perché era lontana. Non mi aspetto nulla perché è di spalle, anche se c'è un Ariados dietro. Ah, oro addirittura, cioè, quella bronzo e questa oro. Dai, almeno questa, oro, per forza, questa è oro. Se mi dai di meno sei uno stronzo. Ecco, speravo nel diamante però. Tucanon, non mi aspetto niente. Dovrebbe essere bronzo. Infatti, questa non mi aspettavo. Quagsire, dai, questa è Lumina. Come oro, ma che stronzo. Vabbè, saliamo di livello? No, siamo a metà del percorso. Per la prossima volta ti affido il compito di fotografare il cristal fiore che brilla nella giungla di notte. L'ho fatto, sei tu che non hai voluto la fotografia. Però ha detto che mi darà uno strumento se riusciamo a fotografarlo, eh? E torniamo al campo base. Arbok giù dall'albero. Secondo te agli Arbok capita mai di cadere dall'albero quando dormo? Scusami, dove dovrebbe essere? Non lo vedo. Una volta ho sentito un tonfo epico, ho pensato che forse ne era caduto giù uno. Ma poverino. Maltrattamento su Pokémon, tra l'altro. Che persone di merda siete. D'accordo, andiamo a fotografare un cristal fiore e un Arbok che cade mentre dorme. Eccolo! Ti prego, fa che cada. A parte che poverino, io fossi quell'Arbok ce l'avrei più che volentieri contro l'umanità. Ma se gli lancio la mela fanno le spore. Ma è caduto. Ma c'è un piccolo Wooper felicissimo. Ma guarda che sorriso che mi ha fatto. Vediamo se questa volta le fotografie me le giudichi. Allora, Arbok. Eccolo qui, caduto dall'albero. No, ti prego, quelle delle due è più belle. Allora, se non mi dai l'oro per questa fotografia, lascio il gruppo. Il cristal fiore. Scusami, mi hai chiesto di fotografarlo, ma... Ah, ecco. Forse voleva proprio questo cristal fiore. Ok. Wooper ne ho un sacco carine, ma sceglierò questa. Allora, Arbok. Questa vale per la missione, quindi... argento. Non mi aspettavo. Speravo almeno nell'oro. Yamega, prima... Bella, bella, argento. Morelul, ti prego. Oro. Dai, almeno questa vale la pena. Poi, Ariados. Vediamo in primo piano. Oro, perfetto. Quagsire non la conto neanche, l'ho fatta solo per i punti. E Tucanon non mi aspetto niente di che. Addirittura, vabbè, almeno argento. Magikarp che salta. Sempre bronzo, speravo qualcosa di più io. Wooper, dai, primissimo piano che mi guarda dritto se non me la dai diamante. Meno male. Che poi gli dico diamante, cristallo, boh. Cristal fiore, ecco. Questa quanto mi dai? Ah, niente punti. Era solo per la ricerca. Ok, saliamo di livello. Perfetto. Stai andando alla grande. Osserva attentamente tutto ciò che vedi. Ogni dettaglio può fare la differenza. Vediamo. Cristal fiore. Ora che abbiamo dati del cristal fiore, ho delle notizie da darti. E ti assicuro che ti piaceranno. Ovvero, ora puoi andare a fotografare il Pokémon Lumina di questa zona. Dunque, ottimo lavoro. Le tue foto ci hanno fornito svariate informazioni di grande valore.
E adesso ho un altro oggetto interessante per te. Forse ho già capito senza leggere neanche. Questa sfera, se la lanci contro il cristal fiore o contro un determinati Pokémon, li fa illuminare. Quanto ci fai? Serve a far brillare i Pokémon il cristal fiore, giusto? Esatto, si chiama sfera lumina. Tuttavia questa sfera blu è efficace solo qui a Florio. Ok, quindi ogni sfera vale nelle zone del colore in cui ci sono quei fiori. Come mai? Credo che dipenda dai vari tipi di energia che caratterizzano ciascuna isola. Ma grazie ai dati che avete raccolto ho messo a punto una nuova sfera. Sta a guardare. La lancio contro un cristal fiore, si illumina? Interessante. Mitico! Oh, che meraviglia! Guarda, guarda, e così questo è il famoso fenomeno luminoso tipico di Lentil. Il fenomeno lumina, giusto? Tra l'altro lui c'ha ancora la fotografia, la fotocamera di vecchio stile, noi abbiamo quella tipo telefono. La sua caratteristica di manifestarsi sia nei Pokémon che nelle piante è decisamente affascinante. Con queste sfere potremmo innescare temporaneamente lo stato lumina dei Pokémon così, come nei Crystal Fiore. In tali momenti sarà fondamentale osservare con attenzione gli effetti sui Pokémon nell'ambiente circostante. Ci darai anche le sfere che si possono usare qui a Florio, prof? Certamente. Fantastico, io dico di andare subito a provarle nel parco naturale. Ok, quindi abbiamo ottenuto la sfera. La sfera blu. E anche la sfera gialla. Quindi, nuova mini sfida. Quanto ci fai che dobbiamo fotografare un Pokémon colpito dalla palla? Ho visto Tangro spostarsi in modo incredibile. Purtroppo non sono riuscito a fotografarlo. Questa la devi proprio sentire. A quanto pare Dodoro sa volare. Tu l'hai mai visto? È dal primo gioco Pokémon che la gente si chiede come fa a volare questo qua, però... Niente paura. Uffi, Confi fugge sempre via, non so come fai perché si abitui a me. Tu riesci a trovarne il modo? Boh. Ok, tu? Nah, non mi dà niente, peccato. Questo Arbok che cade, maledizione. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.